C'era una volta un bambino che viveva su un pianeta poco più grande di lui. Sul suo pianeta c'erano sempre stati dei fiori molto semplici, che apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Un giorno però, da un seme venuto chissà da dove, era spuntata una rosa. Era un fiore molto saggio, l'unico della sua specie, e da quel momento aveva sempre aiutato Reynard a superare le difficoltà e anche le sue paure. Sai che oggi il prato mi sembra quasi più verde degli altri giorni? Hai ragione, è una splendida giornata. Stasera vedremo un bellissimo tramonto. Abbiamo lavorato davvero bene in questi giorni. Avere un pianeta così bello aiuta a godersi il panorama. Almeno tutta la fatica che facciamo è ricompensata in qualche modo. Ma cos'è stato? Non so, sembrava provenire dai vulcani. Sì, è vero, il vulcano inattivo si è risvegliato. Oh mamma, non credevo sarebbe mai successo. Non ho mai pulito abbastanza, adesso distruggerà tutto. No, stai calmo, adesso sistemiamo tutto. Inizia a prendere un secchio d'acqua da buttargli sopra. Ma sei pazza! I vapori che si formerebbero scioglierebbero il pianeta. Dobbiamo tapparlo subito per evitare che esca la lava. Ma sei impazzito? Così rischiamo che esploda. Ma Hai ragione, siamo spacciati. che spacciati? Devi solo fare tutto quello che fai con gli altri vulcani. No, no, io non posso farlo. Nemmeno tu puoi. È già troppo pericoloso. Ma no, non è così. Insomma, non capisci che non posso più farci niente. È la fine. Non dire così, possiamo farcela. Ti ho detto di no, io me ne vado. Cercherò una nuova casa più sicura. Tu fai come meglio credi. Io Te ne vai e mi lasci qui ad affrontare il pericolo da sola? Resta, non ce la faccio. possiamo trovare una soluzione. Addio.